Ciao a tutti, Marta Morelli, continuiamo il nostro viaggio tra i libri per la lettura dei bambini e oggi vi presenterò dei libri che si adattano alla lettura per bambini che vanno tra i 2 anni e mezzo e 3 anni, quindi che si accingono ad andare nella scuola materna e dove faranno un po' più di esperienza con i libri. E partirei oggi subito da un libro che riguarda gli animali. È sempre un cartonato di chi sono queste strisce che appunto permette al bimbo di aprire il cartonato stesso e di conoscere le caratteristiche di questi animaletti. Chiaramente questo libro riporta animaletti che hanno tutti delle strisce e anche qui c'è una piccola frase da leggere e l'immagine dell'animaletto corrispondente. La caratteristica di questo libro è che riporta degli animali molto semplici anche da riprodurre, quindi possiamo iniziare ad associare la lettura di un libro con la curiosità del bambino di riprodurre l'immaginetta che ha visto e ovviamente associando il nome dell'animaletto. Poi vorrei farvi vedere questo libro che si chiama La Fattoria, che è un grande libro cartonato con all'interno 9 libretti cartonati, ognuno con un argomento diverso. Prendo ad esempio quello della scuderia. Guardate, sono libretti di piccola misura, quindi che possono manipolare anche i bambini, sono sempre dei cartonati che raccontano quello che avviene all'interno della scuderia, quindi la vita degli animali durante la giornata, chi incontrano e anche insomma rappresenta delle scenette molto divertenti. Come vedete, questi libri iniziano a riportare degli scritti un po' più importanti perché il bambino dai 3 anni, 2 anni e mezzo, è pronto ad ascoltare. Io consiglio sempre di far concentrare il bambino sulle immaginette e raccontare più che leggere. Nel momento in cui il bambino ha visto e rivisto questi libretti più e più volte, allora sarà pronto a lasciarlo nelle vostre mani e voi potrete quindi leggerlo. Leggendolo aiuterete il bambino ad acquisire nuovi termini, nuovi vocaboli e comunque ad abituarsi ad avere un'attenzione abbastanza lunga per prepararsi appunto all'ascolto, all'ascolto attivo, chiaramente all'ascolto che gli aiuta a comprendere ciò che si sta raccontando in delle piccolissime storie. A presto e alla prossima!